E ben ritrovati da Fabio Camillacci per questo secondo capitolo di Crimini e Criminologia. Come vedete dal titolo che propone la regia di Rachela Beyan, adesso voltiamo pagina e torniamo a parlare dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Abbiamo voluto titolare questo omicidio, questo attentato di Dallas del 22 novembre 1963 da analizzare al microscopio, ma più che al microscopio, come abbiamo fatto già in un'altra puntata, vogliamo parlare del caso Kennedy e aggiungo, torniamo a parlarne perché c'è stata una grande richiesta dei telespettatori di Cusano Italia TV affinché tornassimo a parlare di quel fatto che sconvolse il mondo nel 1963, visto che erano piaciute le puntate precedenti, ma oggi ci torniamo con un personaggio particolare perché conosce bene gli Stati Uniti e conosce bene i presidenti degli Stati Uniti. Infatti è un piacere avere in collegamento il professor Emilio Iodice. Bentornato a Cusano Italia TV. Prego, un piacere. Ricordo diplomatico e scrittore, ma ci tengo a sottolineare alcuni aspetti importanti che hanno riguardato la lunga carriera di Emilio Iodice a proposito di quella che è stata la sua avventura, come detto, con tanti presidenti degli Stati Uniti, in particolare Richard Nixon. Ma aggiungiamo, a 32 anni è diventato il più giovane esecutivo di carriera nella storia della diplomazia americana, nomina non politica, poi ha svolto l'incarico, come detto, di consigliere di Nixon. Per 20 anni è stato impegnato nel corpo diplomatico statunitense con incarichi prestigiosi in Brasile, Messico, Italia, Spagna, Francia, dove si è occupato degli affari diplomatici dell'Europa, dell'America Latina, della Russia e dei paesi ex comunisti. Peraltro medaglia d'oro anche per eroismo, per aver salvato vite umane durante il terremoto in Messico nel 1985, è il più decorato del corpo diplomatico dell'intera storia americana. Prima di vedere il servizio dedicato a quel 22 novembre 1963, però, prima del servizio parliamo con Emilio Iodice del suo ultimo lavoro, perché, come detto, è anche scrittore, ha scritto tanti libri, e l'ultimo è questo, l'ultimo manuale di autoaiuto del XXI secolo, Trasformazione, programma la tua mente per il successo e la leadership. Ecco, Emilio Iodice, non è il primo libro dedicato alla leadership. È importante per lei questo aspetto, soprattutto alla luce di quello che è stato il suo passato? Assolutamente. Nella mia esperienza ho visto che leadership è tutto, nel senso che se non abbiamo una buona guida o politica o privato o nel settore privato, le cose non vanno mai bene. E per creare un buon leader ci vuole disciplina e ci vuole anche una certa filosofia. Questo libro ho scritto perché tanti dei miei studenti e tante delle persone che ho lavorato come leader mi hanno chiesto di scrivere quasi in un modo autobiografico come io sono arrivato a quei livelli. E il libro si tratta di usare tutti i mezzi possibili, psicologici principalmente, di trasformarci in leaders. Per questa la copertina sì. Si vede un lupo e una ragazza che praticamente la trasformazione della persona in un leader, praticamente una persona che prende coraggio e va avanti a prendere responsabilità. È essenziale e io ho visto come prima persona i migliori e anche i peggiori delle persone che hanno fatto dei grandi sbagli e hanno fatto anche delle grandi cose. Perché sono riusciti in alcuni casi e perché in altri casi sono stati un fracasso, diciamo. È stata eclatante la storia, per esempio, di Nixon, di arrivare all'altezza della presidenza e dopo alla fine si è dovuto dimettere.
Certo. Questo e altre storie sono storie che ho raccontato un po' nel libro, però il libro è più che altro un aiuto a realizzare i nostri sogni per tutte le età, giovani, anziani, come realizzare i nostri sogni. E questa è la cosa più importante. E poi tra poco ci parlerà, a proposito di leadership, della leadership di John Fitzgerald Kennedy, e visto che poi erano stati avversari in quel famoso Election Day del 1960, anche di Richard Nixon. È primo nelle vendite in Italia e negli Stati Uniti, no? Questo libro, abbiamo letto anche l'autore più venduto sul Wall Street Journal, Emilio Iodice. Quindi sta andando molto bene, no, professore? Sì, sta andando molto bene questo libro, è numero uno negli Stati Uniti e adesso in Italia, come è stato lanciato in Italia, è diventato numero uno su Amazon. E il libro, prima di questo, che era un romanzo che si chiama Liberazione, in Italia è stato per 6 mesi numero uno su Amazon e adesso in America in inglese. È arrivata al top che USA Today, che è il giornale più venduto, ha dichiarato come numero uno bestseller. È veramente una meta che volevo arrivare perché i royalties del libro vanno a aiutare ragazze negli Stati Uniti che sono povere a studiare e dobbiamo fare tutto il possibile per aprire le porte all'istruzione agli altri. E questo, i royalties dei miei libri vanno per carità, vanno per aiutare gli altri. E allora adesso con la regia di Rachela Beyan vi facciamo vedere e ascoltare sul fatto, sul 22 novembre 1963, l'attentato di Dallas, l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, il servizio firmato Aurora Vena. Venerdì 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, è a Dallas, in Texas, con in mente tre obiettivi principali: la ricerca di capitali per la campagna presidenziale, di consensi per ricandidarsi alle elezioni del novembre del 1964 e per trovare una riappacificazione politica tra i leader del Partito Democratico texano che sembravano in lotta tra loro. Alle ore 11:40, Kennedy, sua moglie Jacqueline e il seguito presidenziale atterrano all'aeroporto Love Field di Dallas con l'Air Force One. Secondo la tabella di marcia, il corteo da Love Field sarebbe dovuto arrivare al centro di Dallas per finire al Trade Mart, dove era programmato il discorso del presidente e il banchetto con autorità religiose, leader politici e civili. JFK e Jacqueline siedono nella parte posteriore di una limousine Lincoln, mentre i sedili centrali sono occupati da John Connally, governatore del Texas, e sua moglie. L'auto, guidata dall'agente Bill Gree, arrivando in prossimità della curva tra la Houston Street ed Elm Street, inizia a rallentare. Tre colpi, secondo la ricostruzione ufficiale. L'urlo di Jackie. Il presidente è ferito in modo grave alla testa. La limousine si dirige immediatamente verso il Parkland Memorial Hospital. I medici fanno di tutto per salvargli la vita, ma le condizioni di Kennedy sono disperate. Il suo cuore smette di battere. Ore 13. Il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, il più brillante esponente di una famiglia unica nella scena politica americana, un presidente eletto a 43 anni, un politico nuovo in tempi che aspettavano un rinnovamento, viene dichiarato morto. In Dallas, Texas, il flash apparently official, President Kennedy, died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Entrato in carica da vice a presidente, Johnson affida subito il lavoro investigativo al presidente della Corte Suprema, Earl Warren.
Nel settembre del 64, dopo aver passato al setaccio oltre 25.000 interviste, 2.300 rapporti e 553 interrogatori, la commissione Warren presenta il suo rapporto finale. Il filocastrista, frustrato, violento, psicolabile, mentalmente disturbato Lee Harvey Oswald ha ucciso il presidente, da solo, per il semplice desiderio di notorietà. Quel gesto rivoluzionario compiuto dal deposito dei libri scolastici di Dallas, nelle sue intenzioni, lo avrebbe reso famoso. A 58 anni da quell'evento scioccante e fondamentale nella storia degli Stati Uniti per l'impatto che ebbe sulla nazione e sulla politica del paese, c'è una domanda fondamentale che continua ad alimentare la narrazione sull'omicidio di JFK. Chi armò Lee Harvey Oswald? E come detto in apertura di questo capitolo, torniamo a parlare dell'attentato a Kennedy, perché tanti telespettatori appassionati a questo caso ci hanno chiesto di tornare ad approfondirlo al microscopio. E allora con il nostro ospite, diplomatico e scrittore, consigliere diplomatico, ricordo anche con il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, ripartiamo dalla domanda che si è posta la collega Aurora Vena nel servizio montato da Sofia Puppo proprio in chiusura. Chi armò Lee Harvey Oswald? Che idea si è fatto Emilio Iodice di questa vicenda? Lee Harvey Oswald agì da solo o fu armato da qualcuno? Allora, io mi ricordo benissimo quel giorno quando è morto Kennedy. Era un ragazzo che stava nel liceo e pensavo che era impossibile che il presidente degli Stati Uniti in tempi moderni poteva morire, anche in una situazione come quella. E anni dopo, quando ho lavorato a Washington nella Casa Bianca, ho avuto anche la possibilità di vedere i documenti del Warren Commission, i documenti profondi del Warren Commission, perché lì è tutto. Diciamo, tutto il lavoro che è stato fatto dopo da tanti scrittori che analizzavano questo attentato, tutti l'hanno fatto purtroppo per scopo di lucro. Il Warren Commission era l'unico che è stato fatto senza scopo di lucro, solo per portare avanti i fatti. Uno dei membri del Warren Commission, l'ho conosciuto molto bene, era il presidente Gerald Ford. Ford era il capo della maggioranza della Camera dei Deputati quando è stato nominato membro del Warren Commission. Ford, che ho lavorato con lui quando lui era presidente, era una persona molto onesta. Non era una persona che potevi corrompere dal mio punto di vista. Era una persona onesta, è trasparente e molto democratico. E lui mi ha detto, sinceramente, analizzando tutti i fatti, stiamo parlando di centinaia di migliaia di pagine di informazione, Oswald era l'assassino, però il dubbio che era solo era un'altra storia. Io, dal mio punto di vista, penso che è sfuggito dal Warren Commission una parte della storia che ha aiutato Oswald. Allora, ci abbiamo tutte queste teorie della mafia, di Cuba, dei russi, di tanti personaggi che potevano volere la morte di Kennedy. Io penso che questa persona, che era capace di farlo perché era addestrato come lui è stato addestrato nel militare, no? Quindi sì, era un tiratore scelto, esatto, di essere una persona che poteva assassinare un altro. Lui sapeva utilizzare queste armi, e allora penso che lui aveva il movente, perché lui odiava Kennedy per il fatto di Cuba in particolare, perché lui era comunista, era simpatizzante di Castro.
Allora, aveva il movente, aveva anche la possibilità di farlo, perché stando in quel palazzo, che nessuno gli ha detto niente, aveva la possibilità, perché anche il programma di Kennedy quella giornata è stato messo sui giornali, tutti i giornali, giorni prima, che tutti sapevano che Kennedy doveva fare quel percorso. Forse lo sbaglio più grande era che la macchina era aperta, però era una bella giornata e Kennedy piaceva stare in contatto con il pubblico più possibile. Eh sì, Allora, inizialmente pioveva e doveva essere coperta, no? Poi uscì il sì. sole, sembra quasi, in tanti hanno detto è stato il meteo a uccidere il presidente Kennedy. Esatto. Una cosa che non dobbiamo dimenticare è questo, che Kennedy si stava preparando per la campagna elettorale l'anno dopo, nel Certo. 64, per essere rieletto. Era popolarissimo in quell'epoca, aveva tutte le qualità di quelle che ho scritto di un grande leader. Aveva l'abilità di comunicare, aveva la presenza come un leader, diciamo la presenza fisica che è molto importante. Era un bell'uomo, come ho detto, sapeva comunicare, però era anche molto molto intelligente. Era un politico di stoffa. Ci dimentichiamo che è stato eroe nella Seconda Guerra Mondiale, è stato deputato, è stato senatore. E allora aveva esperienza, veniva da una famiglia di non solo di ricchezza, ma anche di esperienza politica. Allora Kennedy aveva tutte le qualità di un buon leader. E nei 1.000 giorni che lui ha governato, ha fatto delle cose eclatanti, o per i diritti civili, o per la politica estera. Kennedy ha cominciato una prassi che dopo è stato continuato da Johnson. E di anche altri leaders. Il popolo americano ha sentito subito la mancanza di questo uomo che era veramente un grande leader. Però io non lo so, altri come la pensano, certe volte c'è un fattore di destino in tutto questo e quello che sto dicendo forse è molto, molto controversiale, nel senso che non tutti la pensano così, però Kennedy, nel periodo che lui era presidente, forse anche prima, era coinvolto con alcune donne. E queste, diciamo, queste storie sono uscite fuori dopo, come scandali, che hanno fatto una cicatrice sulla presidenza e anche sull'uomo. Io penso che durante la campagna elettorale del 64 questa informazione poteva uscire fuori. E Ah, ecco. Anche Marilyn se questi Monroe, la vicenda Marilyn. Marilyn Monroe e altre donne, c'è un elenco molto lungo, diciamo se solo la metà è vero, in quell'epoca, negli anni 60, che era l'America ancora molto puritana. Certo. Non credo che gli faceva bene alla campagna elettorale e probabilmente se usciva questa informazione, Kennedy non solo che non veniva rieletto, ma probabilmente danneggiava l'immagine sua come Certo. grande leader, per esempio. Invece, purtroppo abbiamo perso, dal mio punto di vista, un grande personaggio, un grande uomo, però diciamo è rimasto per noi un'icona di leadership che ho scritto nel Journal of Values Based Leadership in alcuni libri ho scritto su lui che ci ha lasciato un simbolo di un buon presidente, di un presidente che abbiamo bisogno forse oggi. Un'icona del XX secolo. Per capire meglio quello che ha detto il professor Emilio Iodice, secondo lei, quindi, tra i moventi potrebbe esserci anche questo aspetto della paura dell'uscita, dello scoppio di uno scandalo e che quindi avrebbe compromesso le
elezioni presidenziali per i democratici, visto che poi il successore Lyndon Johnson nel secondo mandato vinse a mani basse? Questo non credo, non credo che questo poteva essere un movente. Questo faceva, dal mio punto di vista, parte del destino, parte della storia, però non credo che poteva essere un movente, che non arrivavano a quel punto là. No, era appunto per capire, no? In base a quella cosa, come ha detto lei, un po' controversa e forte che ha detto, no? Pensavo che entrasse nei tanti possibili moventi, perché i moventi sono tanti, potrebbero essere tanti. Sono tanti, e devo dire una cosa, lavorando nel governo americano, nella profondità del governo, ho lavorato con l'FBI, con la CIA, con tutte le istituzioni, l'istituzione americana, quando devono fare una investigazione o una ricerca, sono molto indipendenti, è molto difficile corrompere questi gruppi o controllare questi gruppi. In poche parole, stai parlando di agenti dell'FBI o della CIA, eccetera, che sono cani show. E quando devono cercare la verità, la cercano, la trovano, e non guardano in faccia a nessuno. E allora, e questo penso che la Warren Commission era l'ultimo giudizio su Kennedy, l'ultimo giudizio. E la verità è che Oswald era l'assassino, però il dubbio di chi l'ha aiutato è sempre rimasto come un punto interrogativo. Certamente. E, non sono riusciti a collegarlo con altri che l'hanno aiutato in qualche modo, anche se Oswald non ha dimostrato né con soldi né con un network di amicizia di avere aiuti, e che anche in quell'istante non era necessario l'aiuto. Questa ecco, immagine però, che vediamo, lui fu ucciso, no, da Jack Ruby. Questa è la foto scattata, Jack Ruby che uccide Oswald. Jack Ruby, sappiamo, no, gestiva un locale, un night, e si dice fosse molto vicino alla mafia. Perché eliminare Oswald? Perché poteva parlare e dire: non sono solo io che ha voluto Kennedy morto? Sì, esatto, questo è possibile. E Ruby, sappiamo che già era afflitto con cancro, esatto, e non aveva una lunga vita. Non aveva nulla da perdere, insomma, a fare quel gesto plateale. Niente da perdere, e questo aspetto ha creato dei dubbi. Allora, ritornando sempre alla storia, sì, era Oswald, questo è sicuro. Secondo, non sappiamo il filo, non riusciamo a trovare quel filo, l'ultimo filo, non perché c'era cattiva volontà, perché non credo che, come una delle domande che sono state fatte dopo, se Johnson, per esempio, era coinvolto, eccetera. Esatto. Le istituzioni americane investigativi, e anche quelli che stanno a livelli locali, quelli di Texas e altri stati americani, hanno sempre i cani sciolti, come ho detto, agenti che non puoi controllare. E se questi trovano la verità, fanno uscire fuori, non guardano in faccia a nessuno. Succede sempre spesso questo. Per questo ci sono tanti di quei film di Clint Eastwood e gente tanti così, altri. Perché veramente esistono questi. Allora, io rimango sempre con le conclusioni del Warren Commission, e che è l'opinione del Presidente Ford e altri che hanno servito su quella commissione, e quelle conclusioni erano veri, e più di quello non riusciamo mai a sapere. Quindi, professor Iodice, diciamo, esclude anche la presenza di altre persone sulla scena del crimine, no? Come invece quelle famose immagini di Zapruder lascerebbero pensare che qualcuno possa avere esploso dei colpi, il colpo mortale alla testa dalla collinetta
erbosa, no? Della Dealey Plaza, i tre colpi li ha sparati tutti e tre Oswald. Questo. Se studio l'autopsia di Kennedy, specialmente quello che ha fatto il medico legale in quell'istante, lui dice che era molto chiaro che il colpo è arrivato da dietro. Da dietro, non di fronte, non davanti o né lateralmente. Ecco. E allora lui ha escluso questo fatto. Lui non aveva nessuna ragione a nasconderlo, perché, come ho detto, questa era una persona che era onesto e non aveva nessuna ragione per nascondere i fatti, perché per nascondere una cosa del genere devi corrompere un sacco di persone, troppe persone in questo caso. E allora penso che escluso quello che si dice che era un altro assassino che stava lì sul terrapieno, là quel terrapieno, sì, la collinetta erbosa. Io escludo quello perché non ho trovato nessuna prova in tutte quelle centinaia di migliaia di documenti che ho letto anch'io. Allora, per chiudere, andiamo a far vedere, a sentire la voce originale di John Fitzgerald Kennedy in quel famoso discorso del 26 giugno 1963 a Berlino, quindi poco prima poi di essere assassinato, pronuncia delle parole che sono entrate nella storia dell'umanità. Oggi, nel mondo della libertà, il vanto più orgoglioso è Ich bin ein Berliner. Io sono un berlinese. Sentiamo, vediamo. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. E qui con il professor Iodice, dopo questo straordinario passaggio storico di Kennedy a Berlino, 26 giugno 1963, torniamo alla leadership. In quell'occasione più che mai, no? Dimostrò di essere un grandissimo leader Kennedy. Assolutamente. Dobbiamo ricordare che era in pieno guerra fredda. I russi poco tempo prima avevano bloccato Berlino per fare morire di fame i berlinesi del West. E c'è stato il Berlin Airlift, ci stavano tanti aiuti e Kennedy sapeva che i russi potevano mantenere in ostaggio Berlino, perché ricordiamoci, Berlino stava nel mondo comunista geograficamente, e Kennedy era molto bravo a capire la simbologia. Lui e i suoi seguaci sapevano che il presidente americano era capace di usare simboli per anche mandare un messaggio importante. E Berlino era un posto simbolico, numero uno, nella guerra fredda e nella lotta della democrazia contro il comunismo, contro la dittatura. E allora era il primo presidente a visitare Berlino, numero uno. Secondo, sapeva il discorso che era importante non solo per i tedeschi, ma per il mondo, che l'America, come lui ha detto nel discorso di inaugurazione, l'America era pronto ad andare a salvare la democrazia in tutto il mondo. Quando noi pensiamo alla guerra in Vietnam, per esempio, Kennedy era il primo presidente a mandare aiuto in Vietnam. I consiglieri militari, sì. Anche. Consiglieri militari per aiutare i vietnamiti. Perché? Perché si sapeva una cosa che poteva succedere. E questa è la cosa che ci dimentichiamo sempre della politica americana. Sapevamo in quell'epoca, e io lavorando con Nixon, che era ancora piena
guerra in Vietnam, sapevamo che se i comunisti del nord prendevano controllo dal Vietnam del sud, veniva un enorme bagno di sangue. Centinaia di migliaia, forse milioni di persone perdevano la vita in un regno di terrore. Allora, Kennedy e anche i presidenti dopo erano convinti che per evitare questo dovevamo frenare la marcia del comunismo che voleva conquistare non solo Vietnam, ma anche altri paesi, in Sud Asia in particolare. Allora, per evitare anche questo bagno di sangue, che è successo? La storia ce lo dica che dopo del 74, quando hanno preso controllo i comunisti in Sud Vietnam, è successo un enorme bagno di sangue. Quindi quello che aveva preconizzato, che aveva previsto in qualche modo Kennedy, e nel chiudere col professore Emilio Iodice, Rachele Abeyan ci può riproporre la copertina dell'ultimo lavoro del professor Iodice, l'ultimo manuale di autoaiuto del XXI secolo, trasformazione, programma la tua mente per il successo e la leadership. Rapidamente, perché siamo in chiusura, capisco che non è una domanda alla quale si può rispondere in pochissimo tempo, ma avendo lavorato con Nixon e comunque indirettamente, ha detto, era un giovane studente quando è stato assassinato Kennedy, però conosce bene la figura di Kennedy, visto che si sfidarono nel 60, no? Quello tra loro fu, diciamo così, il primo Election Day caratterizzato dalla TV, dai duelli elettorali in televisione, dai dibattiti elettorali che Kennedy vinse nettamente, forse vinse quelle elezioni anche perché si comportò meglio davanti alle telecamere. Si può dire quali fossero le differenze di leadership tra una personalità forte come quella di Nixon e un'altra altrettanto forte come quella di Kennedy? La differenza era capire l'impatto televisivo, perché questa era la prima volta che due personaggi, due candidati facevano un dibattito, esatto, di questo, sì, tipo per la presidenza. Giovane anche Nixon era all'epoca, anche se era già un politico navigato, perché era stato il vice di Eisenhower, no? Sì, però era giovane. 8 anni, era giovane, diventava anche lui il più giovane presidente, era un politico molto fino, sapeva bene la presidenza e sapeva bene la politica americana. Nixon era molto preparato, però lui ha sbagliato a capire l'impatto della televisione già in quell'epoca là sull'attitudine americana, che come questo strumento di media poteva in quel momento influenzare milioni e milioni di voti. Anzi, dobbiamo ricordare che Kennedy ha vinto solo per un filo di voti, 100.000, sì, 200.000, una manciata voti, tra i milioni di votanti, sì. E possiamo anche dire che forse quell'impatto televisivo, che non tutti l'hanno visto, però una buona parte degli americani hanno visto, ha fatto una differenza che erano pochi, però una differenza che ha fatto eleggere John Kennedy alla presidenza. Era una cosa non aspettato, che non si aspettava che Kennedy vinceva le elezioni, perché Nixon era così conosciuto e così popolare, però Nixon non si è preparato bene per i dibattiti e non ha capito bene l'avversario, le qualità dell'avversario, e questo era da studiare molto molto profondo. Infatti io mi ricordo Nixon diceva che lui doveva leggere e studiare tutti i discorsi di Kennedy prima dei dibattiti, però invece Nixon che ha fatto? Stava in campagna elettorale, lui saltava da una parte in altro, e quando è arrivato al giorno del dibattito lui non era fresco, non era preparato. Kennedy era andato in Florida, era abbronzato, era pronto, pieno di energia.
Nixon era già stato. Eh sì, allora, e quello anche incise e fece la differenza. Grazie al professor Emilio Iodice, diplomatico, scrittore, storico, aggiungerei, anche perché poi lo ha evidenziato con i suoi ricordi e i suoi racconti storici. Ai prossimi appuntamenti qui a Cusano Italia TV, sia a Spasso nel Tempo, dove è già intervenuto, che qui a Crimine e Criminologia. A presto, professore. Grazie. Alla prossima. Grazie. Grazie ancora. La linea torna alla regia Rachela Beglian e tra poco torniamo per la consueta Galleria degli Orrori. E oggi affronteremo un argomento, un personaggio particolare, perché parleremo di Gino Girolimoni e il mostro di Roma, perché Girolimoni è passato alla storia come il mostro di Roma, ma fu ingiustamente accusato sotto il ventennio fascista, perché il mostro di Roma in realtà è stato qualcun altro. Ne parliamo tra poco qui su Cusano Italia TV.